Rieccoci ancora una volta assieme per il nostro Contassi. Ospite di questa puntata sono il signor Francesco Giuffrida e il signor Carlo Coppola della compagnia teatrale La Marmotta di Fagnano Olona. Benvenuti al nostro programma e chi comincia a raccontarmi che cos'è la compagnia teatrale, anche se facilmente immaginabile ovviamente? Forse è lì che c'è l'errore. Perché? Perché la compagnia teatrale La Marmotta non è un animale, ma bensì in gergo ferroviario un segnale ferroviario, segnale basso di manovra. E questa è una cosa, ho imparato una cosa nuova. Ecco, infatti io lo sapevo. Cioè? me la spieghi meglio? Sì, è un segnale a tre luci, sì. Dove in base all'illuminazione e alla posizione delle luci i macchinisti sanno cosa devono fare. Quindi devono la fermarsi. Marmotta è un segnale ferroviario, sì. Non è l'animale. Non è un animale. Voi prendete, la vostra compagnia prende il nome da un segnale ferroviario. Sì, esatto. Questo perché siete ferrotranvieri? No, perché siamo nati tutti in ferrovia, eravamo tutti ferrovieri quando tutti la compagnia nell'86 è nata, sì. Quindi siete la compagnia teatrale La Marmotta è una compagnia amatoriale. Della stazione ferroviaria di Busto Arsizio. È nata nella stazione ferroviaria di Busto Arsizio, quasi per scommessa, con il nostro capostazione, il quale non ci credeva, diciamo così, capace di organizzare all'interno della stazione un torneo di calcio o un torneo di carte, no? E allora quasi per sfida io, mentre lavoravo allora presso la biglietteria di Busto Arsizio, lanciai questa sfida dicendogli magari riusciamo a organizzare qualcosa di culturale un po' più impegnativo, e lui quasi sfidandomi disse vediamo se siete capaci. Nel giro di un mese, circa un mese e mezzo, 40 giorni, ho messo su la compagnia teatrale. E facemmo proprio con grande botto, diciamo così, un classico del teatro di Molière, L'Avaro. Allora, c'è da dire una cosa. Mi sa che l'allora capostazione ha perso una bella scommessa, certo. Perché non è ancora stato detto, ma questa compagnia teatrale festeggia 25 anni di attività. Esatto. Sì. E che scommessa che ha perso a tutti gli effetti, perché mettere in piedi uno spettacolo sono quasi capaci, sì, tutti. 25 anni di attività, io direi che a questo punto dovete farvi pagare una cena di quelle pesantissime. Infatti noi quando abbiamo festeggiato i 20 anni abbiamo invitato tutti i ragazzi e tutte le persone che ci avevano dato un contributo ed aiutarci a crescere in questa attività, e abbiamo invitato anche il nostro ex capostazione titolare, in cui in quella occasione si è emozionato e piangeva come un bambino. Beh, lui se vogliamo è stato un po' l'artefice della vostra, sì, storia, perché vi ha spronati, vi ha stimolati, però voi siete stati poi protagonisti per 25 anni, insomma, o fate uno spettacolo ogni 20 anni oppure siete davvero bravi, com'è la storia? Beh, io sono il presidente di questa associazione ormai da tanti anni, questo mi tengono sempre stretto tutti gli anni, tutte le volte che facciamo i rinnovi degli organi della compagnia. Però io già in qualche momento ho fatto presente che l'anima è il fulcro principale di questa compagnia, non è altro che Francesco Giuffrida, perché se non fosse stato per lui questa compagnia non esisteva neanche. Quanti sono gli attori che... Ma diciamo che all'interno della compagnia oggi gravitano all'incirca un 35 persone. Zoccolo originario? Dello zoccolo originario siamo rimasti io e lui. Siete rimasti solo noi due. E all'inizio, sì, quanti eravate? All'inizio eravamo giusti tanto quanto bastavano per fare L'Avaro, e quindi 14 personaggi più due o tre colleghi che si sono improvvisati a fare i tecnici, chi apriva e chiudeva il sipario, quindi credo 18-20, sì, persone. No? Beh, sì, cresciuti anche numericamente, sì, negli, sì, anni, però adesso non sono solo ferrovieri gli attori. Assolutamente no. No. Siamo rimasti solo in tre. In tre dello zoccolo originale. Tre, diciamo, fanno ancora i ferrovieri, ma, sì, poi abbiamo insegnanti, abbiamo pensionati, abbiamo molti studenti, perché ci sono tantissimi ragazzi all'interno della nostra compagnia, ci sono quindi ogni tipo di, diciamo che la società è completamente rappresentata all'interno. Quanti spettacoli realizzate nell'arco di un anno? All'incirca, credo una decina.
più o meno. Cioè, ogni stagione avete uno spettacolo che portate, come tutte le compagnie teatrali. Uno o due, dipende. Uno o due, direi. Sì, dipende, sì. Sì. Uno o due. Perché diciamo che si fa fatica, diciamo, a uscire fuori e portare la gente a teatro, è diventato proprio una scommessa proprio, sì. Di riuscire a portare, perché in un po' di tempo sarà la crisi, sarà qualcosa che è più grande di noi, che non si riesce più a riempire questi teatri, io parlo anche a livello generale. I teatri pieni si vedono quando viene Iachetti, quando viene i personaggi big, allora vedo per esempio il Manzoni a Busto che è sempre pieno perché arrivano questi personaggi, ma il resto si fa fatica, sì. Beh, si fa fatica, però questo c'è da dire una cosa, io immagino che voi lavoriate in teatri non grandissimi, non da 1500 posti. Si perde un'occasione, si fa fatica a riempire teatri, ma chi non va a riempire il teatro perde un'occasione vera a tutti gli effetti. Sì. Sia, immagino, vado sulla fiducia se lo spettacolo è proposto dalla compagnia teatrale della Marmotta, sia che lo spettacolo sia proposto da qualsiasi altra compagnia teatrale. Certo. Perché il teatro è la vera espressione pratica immediata dell'arte da recitare. Non c'è rete, eh? Esatto. Non si scappa. Allora, fra l'altro, noi abbiamo detto che compite 25 anni, un traguardo importantissimo, un quarto di secolo, e mi avete portato qualche locandina, le prime, dove allora, la non prima. Arrivano lì, comunque ve lo posso garantire, sono scritte a mano. Sì, scritte a mano. Sono scritte addirittura domenica 25 maggio. 86 ore 20 e 30, un po' cancellato perché magari sarà cambiato. Sa perché è cambiato? Perché c'è qui una chicca da. Sì. È cambiato la data perché noi ovviamente non avevamo scenografie, ovviamente non avevamo i costumi, non avevamo nulla, avevamo trovato un teatrino a Busto Arsizio. San Michele. Presso l'oratorio femminile, tra l'altro, e le suore sono state così carine a volercelo offrire, diciamo così, proprio gratuitamente. E in quella data che noi avevamo scritto non era possibile fare lo spettacolo perché ancora non avevamo trovato praticamente i costumi. Perché in affitto affittarli costava tantissimo, perché comprarli costava ancora di più, e lei capisce benissimo che essendo una compagnia messa in piedi da appena 30 giorni il tutto risultava alquanto complicato. Per fortuna voi in 30 giorni avete allestito sì, abbiamo allestito la Vara di Molière, sì. In 30 giorni. Da zero? No, da c'erate già attori. No, da zero. L'unico che aveva avuto. Perché, o vi hanno massacrato, o vi hanno tirato anche le sedie, oppure se il risultato finale è stato quello dell'applauso, lui, in 30 giorni, mettere assieme una compagnia, uno spettacolo, sì. Non uno spettacolino, l'Avaro di L'Avaro di Molière, impegnativo, no? Sì. Noi provavamo infatti 3-4 volte alla settimana e lì il capostazione è stato molto carino con noi, perché è vero che lui ci ha sfidato, ma ci ha pure creduto, perché ci ha aiutato tantissimo, per esempio, nello strutturare i turni di lavoro in modo tale che chi doveva fare le prove era libero, o faceva il mattino o faceva la notte. Vabbè, ma allora voleva perdere la scommessa. Diciamo che è stato veramente molto carino. Voleva perderla e ci ha aiutato tantissimo. Ecco, io guardo altre locandine, il berretto a sonaglio di Pirandello, il berretto a sonagli di Pirandello, sì. Ma poi cosa abbiamo qui? Beh, questa qui abbiamo una cosa, la Marmotta, ecco, dal 1986, marmotta. Teatro per passione, beh, merita. E quella è la Marmotta proprio. Compagnia segnale. Teatrale La Marmotta, volontariato e solidarietà. Vediamo un po', 94 L'Avaro di Molière, pro Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, 95 ancora L'Avaro, pro Diga Goima in Tanzania, nel 96 Fiat Volunteers Day di Macri, pro ospedale di Bucarest, nel 97 L'Eredità dello Zio Bonanima, pro comunità terapeutica Marco Riva, vado avanti, per noi della Marmotta volontariato solidarietà. Darietà si realizzano in due modi: regalare un sorriso al pubblico, contribuire a lenire le sofferenze di chi ha bisogno con il ricavato. Beh, io vado avanti perché è bellissimo, cioè già sono rimasto colpito dal fatto che
30 giorni mettere in piedi una compagnia e portare in scena uno spettacolo, ma poi fare anche queste cose. Questa invece è l'aria del continente, come gli entreatti di Nino Martoglio, sì, Francesco Di Uffrida, sì, d'altronde a tutti gli effetti, no? È stato, sì, per proseguire ancora, noi per 2 anni abbiamo contribuito anche per Teleton con 2 spettacoli, uno al Teatro Sociale e un altro al Cine Teatro San Giovanni Bosco. Questo di Fagnanolona? No, di quest'anno. No, ma dico a Fagnanolona. No, no, a Busto Arsizio. Sì, ignoranza mia. Due spettacoli. Teatro Sociale di Busto l'anno scorso per Teleton e quest'anno ancora per Teleton al Cine Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio. La domanda è, in compagnia solo persone di Fagnanolona o... No, sono persone di Fagnanolona e di Busto Arsizio, diciamo, i residenti, però come si può facilmente intuire dalle nostre... Cassano, Busto... Dalla nostra cadenza, diciamo così, noi veniamo un po' da tutte le parti d'Italia, è una compagnia... diciamo che rappresenta un po' tutte le regioni italiane. Ah, perché io comincio a preoccuparmi della realtà di Fagnanolona, perché tra associazioni, compagnie ce n'è di tutti i colori e di più. Sì, ma non sto parlando della Valle Olona, sto parlando di Fagnanolona, cioè, dovremmo andare a fare una ricerca scientifica, perché a Fagnanolona è una voglia di fare e di costruire eccezionale, nel caso ovviamente anche di voi. Deve pensare che in provincia di Varese iscritti alla Federazione Italiana Teatro Amatori sono circa 23-24 compagnie. Beh, non sono, questa è un'altra cosa che sto imparando. Sì, io vedo i numeri delle associazioni di volontariato, tra queste bisogna metterci anche le compagnie amatoriali. Il volontariato in provincia di Varese è fortissimo, è una realtà conclamata. Io faccio parte, sono il presidente della Federazione Italiana Teatro Amatore a livello provinciale. Quindi 23 compagnie sono tante. Sì, 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 sono tanti. E ultimamente ancora si iscrivono tutte compagnie giovani. Giovani. E io impazzisco di gioia quando vedo una cosa del genere. Ma il giovane che, ad esempio, entriamo nel pratico, il giovane che si volesse avvicinare alla vostra compagnia deve già avere una base o può dire no, mi piacerebbe? Esatto, piacerebbe, e avere voglia e l'impegno. Basta quello? Basta quello. Sì. Poi ci pensa lui a sistemarci. Cioè, nel senso che poi si cresce insieme, no? Io ho un po' di esperienza dal punto di vista teatrale che mi sono portato un po' appresso, diciamo così, in tutti questi anni, ma anch'io sono cresciuto tantissimo all'interno della compagnia insieme a loro, ovviamente. Sì. E quindi chi ha voglia di fare teatro, chi ha la passione soprattutto, perché l'unica cosa che ci tiene uniti in questa compagnia, perché non c'è altro, è proprio la passione per il teatro, cioè la voglia veramente di dare alla gente, al pubblico, quello che si è riusciti a imparare nella preparazione di uno spettacolo. E poi vedere la gioia delle persone che ti applaudono alla fine, è una gioia immensa. Sì, però quando si apre il sipario c'è paura. Certo, sempre. Questa è una cosa che a me... Da 25 tanto... anni a sta parte, ogni volta che si apre quel sipario... Allora, a me ogni tanto capita di toccare questo argomento, sia in questo che in altri programmi. Dico la verità, poche volte io mi sono trovato su un palco di teatro per presentare spettacoli o iniziative o cerimonie. Io però tutte le volte quando c'è il sipario chiuso, e sono una persona abituata alla luce rossa della telecamera, sono una persona abituata a gestire 2 o 3 programmi settimanali, quindi senza grossi problemi, cioè, penso, anzi, lo garantisco con assoluta naturalezza, quando si apre quel sipario, uno può essere, parlo per me, aiutatemi, può essere l'attore più bravo del mondo, può essere proprietario della materia che sta per presentare finché volete, però quando si apre il sipario si vede tutto e c'è il pubblico, viene voglia di dire no, scusate, abbiamo scherzato, ma di sparire proprio in silenzio, di andarsene. È proprio sì, soprattutto il momento della quando si entra in scena, la prima parola che fino all'ultimo magari credi di aver dimenticato, e se dimentichi quella la prima parola si sta prendendo. Sì, è verissimo. Cioè il presentatore deve dire buonasera, sì, l'attore deve cominciare. Comunque c'è uno scarico di adrenalina incredibile, e io dico meno male che c'è, perché fino a quando c'è vuol dire che c'è questa voglia di farlo, il teatro, comunque lo spettacolo, perché altrimenti credo che se non ci fosse più questo, credo che non ci sarebbe più nemmeno
ci sarebbe uno svuotamento interiore e non si riuscirebbe più a colloquiare, a parlare con il pubblico. Io do un consiglio a chi non va a teatro: andateci un po' più spesso, quello che sia lo spettacolo che viene proposto, quello che sia la compagnia che la porta in scena, e gustatevi proprio il momento d'apertura, la prima parola, guardate l'attore negli occhi, mettetelo ancora più in difficoltà, tutti puntati addosso. Sì. Da lì in avanti sarà solo divertimento, che gli attori siano bravi, che siano meno bravi, che siano eccellenti, non importa, da lì in avanti è divertimento. E poi a teatro il pubblico fa parte dello spettacolo, a tutti gli effetti. Certo. Non è come un film che uno si mette davanti e se lo guarda. Infatti in certi posti dove andiamo noi ci sono le persone che poi o anticipano una battuta che loro credono che sia, oppure sono lì che dialogano a volte e ti mettono in difficoltà perché diventano spettacolo, in alcuni teatri. Sì, allora ci fermiamo un attimo perché è il momento del contributo del Cenacolo dei Poeti e prosatori dialettali Varesini e Varesotti. È con noi Ivana Piotti Deiano. Avete ribaun, me papà, nella cucina, e al tirafeura della combinesa, una busta bianca della quindisina. In 20.000 franca, il l'impignò, e stasera sì, che sa ringrazio il Signor. La veni innanzi la mia mamma e gli guarda, certo che hanno un bel culur. A ta fan sentì proprio te menciur. Poi gli acciapa e la comincia. 5.000 franca impalato surela, 10.000 per i debiti du lacà, 2.000 per il carbon e la lombarda che l'è camo da pagà. Goda dog 1.000 franca per il scorp du l'Arnold e il resto a due infal bastà per comprare al mercò un quei cos da mangiare. Sem chi e sentici in pe, anche stasera s'aven let senza danè. Teme del rest e fai ier sera, ul di prima e tu ci di adre. Rieccoci, allora, compagnia teatrale La Marmotta, ci siamo anche un po' persi via in questa puntata del nostro programma. Cosa state portando in scena adesso? Il Paraninfo di Luigi Capuana. Cosa leggera, così facilina da fare. Un autore della fine dell'Ottocento che fa parte un po' degli scapigliati, parlando di vista letterario, e non ha scritto molte opere teatrali, questa diciamo che è la più importante, siccome è stato un autore, diciamo, uno scrittore che ha favorito l'unità d'Italia, ci sembrava opportuno in quest'anno, 150 anni, di festeggiarlo con un autore quale appunto Luigi Capuana. Tappe prossime, io intendo dire mese di maggio, da maggio in avanti, quanti spettacoli avete da qui all'estate ancora da fare? Da qui all'estate ne abbiamo 4, mi pare, e poi... Sì. Ci fermeremo ad agosto e riprenderemo a settembre. Sempre con lo stesso spettacolo o nel frattempo? Sempre con lo stesso spettacolo, ma nel frattempo stiamo cominciando a mettere in cantiere un altro che tra l'altro avevamo fatto circa 7-8 anni fa. Ogni tanto facciamo un po' un revival. Beh, anche giusto, perché poi certo. Sì, ce li chiedono, si parla cambiano, di teatro, ce li chiedono, una rappresentazione diversa dall'altra, a tutti gli effetti. Sì, stiamo cominciando a preparare il Ratto delle Sabine, che è portato al cinema da Totò con Il professore trombone, ancora come titolo più famoso, diciamo così, di due autori austriaci, tra l'altro, Franz Chontan e Gustav Moser, che scrissero chissà perché, chissà per come, questo spettacolo molto divertente, una farsa, ecco, in tre atti. Allora, il 25esimo dalla vostra compagnia lo celebrate con uno spettacolo in onore dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Anche questa è una bella soddisfazione. Quando tornano i numeri è tutto più bello, no? Perché certo. Poi 150 sì. diviso 25, sì, infatti. Ci sta, no? Ci sta, sì. Sicuramente. A questo punto, per conoscere più da vicino la compagnia, per prendere contatto, perché poi voi avete sentito nel corso di questa puntata
La marmotta si dà, chi è un segnale ferroviario, si dà, che è una compagnia teatrale, si dà disponibile, vi siete dati disponibili anche per iniziative di aiuto umanitario. Certo. Allora, per contattarvi come si fa? Si può scrivere, abbiamo una email che poi magari se vuole lasceremo. Prego, se volete darla, se non me la lasciate come voi preferite. Ecco, sì, preferiamo lasciarla perché adesso sinceramente non mi ricordo bene. Va bene. Segreteria la marmotta, .it. chiocciolalibero.it. Okay. Credo quindi, che sia segreteria la marmotta chiocciolalibero.it, il contatto diretto. Esatto, per il contatto diretto la con compagnia. Se qualcuno volesse avvicinarsi a voi, sempre in questo modo può avvicinarsi, noi poi lo contatteremo, lascia il suo riferimento, un numero di telefono nominativo e noi lo contatteremo e saranno ben lieti di... Lui dice che la nostra porta è sempre aperta. Ecco. Gli amanti della cultura. Detto così sembra un po' una presa in giro, ma in fondo stiamo parlando con un attore. No, al di là degli scherzi, questo aperto, è vero, certo. Perché poi i risultati si vedono e soprattutto in pratica. Che poi la compagnia nel prosieguo degli anni deve sempre continuare, quindi abbiamo bisogno di... bene che ce l'abbiamo, però abbiamo sempre bisogno di forze nuove, fresche, contati, danno tanta carica e tanta voglia di andare avanti, sì. Perfetto, allora noi chiudiamo qui la nostra puntata del Contasse, tanti auguri alla compagnia teatrale La Marmotta di Fagnano Lona che compie i 25 anni di attività, un'attività nata per scherzo e io... Sì? Io volevo aggiungere solo... Ma può fare cosa, ciò che vuole. Se me lo consente. Ma ci mancherebbe. Io volevo chiedere la possibilità, ci sono tantissime compagnie, di seguire un po' il teatro amatoriale dei media. Noi facciamo quello che possiamo. Perché effettivamente ci sono tanti ragazzi e tante persone che si impegnano durante le prove, fanno veramente tanti sacrifici per mettere in piedi gli spettacoli e diciamo la loro soddisfazione è proprio quella di portare questo lavoro all'esterno e fare in modo che il pubblico lo apprezzi. Allora io rigiro ovviamente l'invito a tutto il pubblico. Volevo ringraziare, se è possibile, so che non è bello ringraziare. Ma no, va benissimo. Rigiro al pubblico l'invito, quando c'è una rappresentazione teatrale, sì, cogliamo l'occasione per divertirci. A voi auguri per i 25 anni, stavo concludendo dicendo una compagnia nata per scherzo, nata per una scommessa, certo, una compagnia che è stata costruita in 30 giorni, ma in 30 giorni ha portato in teatro il primo spettacolo ed è andato bene. Da lì in avanti sono successi. L'invito ad andare a teatro è vero, valido per tutti noi. Grazie per averci seguito. Il nostro programma torna tra 7 giorni. Buona serata.